Allora, noi come azienda sanitaria della Romagna siamo fortemente impegnati in questo periodo a garantire le prestazioni e i livelli di assistenza essenziali per tutta la popolazione sull'intero ambito aziendale. E, per far questo, ovviamente stiamo mettendo in atto tutte le misure organizzative sia per poter fronteggiare l'epidemia in corso, ma anche al contempo garantire le prestazioni essenziali per tutte le altre patologie di cui soffre la popolazione, perché in questo momento c'è l'emergenza coronavirus, ma non bisogna dimenticare tutte le altre condizioni che richiedono assistenza di pari livello. Gli sforzi sono tesi a fare in modo che gli ospedali siano il più attrezzati possibili per accogliere anche grandi quantità di pazienti positivi al coronavirus e soprattutto ad aumentare la disponibilità dei posti letto nelle terapie intensive, che a livello nazionale ma anche mondiale è stato e sta diventando il fattore limitante più grande per affrontare i diversi livelli di intensità assistenziale che questa malattia comporta. Questo però è possibile, nel senso che questi sforzi possono andare a buon fine se il numero dei pazienti contagiati e positivi da assistere rimane entro certi limiti. E per far questo la misura più importante è quella della prevenzione, cioè prevenire la diffusione del contagio, perché se il numero dei contagiati sale eccessivamente, è difficile trovare spazi adeguati per tutti e soprattutto è difficile poter trovare quegli spazi necessari nelle terapie intensive che abbiamo ricordato prima, che sono comunque un numero limitato. Quindi da qui l'importanza imprescindibile di adottare tutte quelle misure di prevenzione del contagio che sono contenute di fatto in tutti i provvedimenti governativi e della regione e anche dell'azienda sanitaria di questi giorni. Per prevenire il contagio, la prima regola è quella di evitare assembramenti e affollamenti non necessari. Le ultime misure sono anche più restrittive perché fondamentalmente danno un messaggio importante per tutti, che è quello di restare il più possibile a casa, e in questo messaggio ci sta un po' tutto, soprattutto ci sta il fatto di muoversi solo ed esclusivamente per necessità, o per motivi di salute o per necessità di approvvigionamenti alimentari, ma poco altro. I provvedimenti di questo periodo, di questi ultimi giorni, anzi di queste ultime ore, sono proprio rivolti in questa direzione sull'intero territorio nazionale e non più solo in alcune aree, e diventeranno via via più stringenti, perché so che le forze dell'ordine, in collegamento con i prefetti, stanno predisponendo anche controlli sempre più frequenti all'interno dei territori, proprio per verificare che queste disposizioni siano poi realmente praticate. Quindi il primo invito è stare il più possibile a casa e uscire solo quando è necessario. Questa, al di là di tutti gli altri discorsi che si possono fare sull'argomento, è l'unica vera misura preventiva. Un'altra cosa molto importante che è stata ulteriormente rafforzata da questi ultimi provvedimenti governativi è la necessità assoluta che i soggetti in isolamento domiciliare, cosiddetta quarantena, perché sono venuti in contatto comunque con casi positivi e dai servizi di igiene pubblica dei diversi territori sono stati posti in isolamento fiduciario al domicilio, appunto in quarantena, restino assolutamente al loro domicilio. Questa, che era una misura vincolante anche prima in realtà, ma solo su indicazione dell'autorità sanitaria, da oggi diventa una misura ancor più vincolante, sottoposta a controlli anche delle forze dell'ordine, sempre in collegamento con i prefetti, e la cui violazione, come riportato nel provvedimento governativo, assume rilievo di carattere penale. E quindi un'ulteriore raccomandazione, molto più forte, molto più stringente di quello che era prima, affinché questa, della quarantena, che è l'unica misura realmente efficace, assieme a quella di evitare di spostarsi inutilmente, solo con queste misure si può riuscire a contenere
quel fenomeno del dilagare del contagio che, ripeto, se oltrepassa certi numeri gestibili, diventa difficilmente controllabile e mette in forte crisi tutto il sistema sanitario, non solo della Romagna, ma dell'intera regione e potenzialmente anche di tutto il paese.